Tratto da Il giornale, Elena Lo Cicero, giornale del 22 marzo 22. Prima il Valium, poi il pesticida e il sacchetto di plastica attorno al volto, infine la cintura dell'accappatoio stretta al collo e i colpi in testa con una statuetta usata come un martello. Venne ucciso così Giuseppe Lo Cicero, imprenditore palermitano ritrovato senza vita nella notte tra il 14 e 15 aprile 2004. Condannati per omicidio la moglie Elena Smeraldi e Gianfilippo Marotta, tuttofare nella cooperativa gestita dai coniugi. Gli amanti diabolici, come li ribattezzò la stampa, tanto per cambiare. Anche se la presunta relazione tra i due venne smentita successivamente da lei. Era il 1980 quando Elena Smeraldi, di origini siciliane ma trasferitasi a Roma, conobbe Giuseppe Lo Cicero, imprenditore di edilizia cimiteriale, se ne innamorò. Un amore con la A maiuscola, dichiarò anni dopo Franca Leusini. L'amore della vita, quello che trovi una volta sola. Elena, che aveva alle spalle un precedente matrimonio ormai finito, decise di andare a vivere insieme all'uomo di cui si era innamorata. Tempo dopo ebbero un bambino e successivamente decisero di sposarsi. Solo in seguito, per motivi personali e lavorativi, Elena e Giuseppe tornarono in Sicilia con il figlio e si stabilirono a Palermo, dove la donna assunse l'amministrazione della cooperativa Sicilia 2000, che si occupava di servizi di pulizia per enti pubblici. Fu proprio la cooperativa il luogo in cui Elena Smeraldi incontrò nel 2001 Gianfilippo Marotta, quando l'uomo divenne dipendente della cooperativa con le mansioni di tuttofare. Marotta, raccontò la donna, faceva da autista, faceva la spesa, andava anche a prendere il figlio della coppia a scuola. Frequentava spesso la casa dei coniugi Lo Cicero e aveva iniziato ad accompagnare Giuseppe in ospedale, dove doveva effettuare gli esami e le visite necessarie per tenere sotto controllo la cirrosi epatica che affliggeva l'uomo. Evidentemente era stato un forte bevitore. Le attenzioni di Marotta non erano rivolte soltanto alla famiglia, ma secondo quanto rivelò lui stesso, erano indirizzate soprattutto a Elena Smeraldi, per la quale lui aveva perso la testa. Quando venne arrestato, Gianfilippo dichiarò ai carabinieri di essere l'amante di Elena da 16 mesi. Per questo la stampa lanciò la possibilità che Lo Cicero fosse stato ucciso da Elena e Gianfilippo, che avrebbero così potuto vivere la loro relazione senza impedimenti. Ma appunto la Smeraldi ha negato l'esistenza di un legame amoroso. L'uomo però, come confermato dalla Corte di Cassazione, era perdutamente innamorato, anzi infatuato, perché non corrisposto. 15 aprile 2004, alle 3:50 del mattino, i carabinieri vennero chiamati da personale del 118 che era intervenuto in una villetta a Palermo. Quando entrarono in casa, videro Giuseppe Lo Cicero supino sul pavimento della camera in una pozza di sangue. Sul volto e sulla testa vennero individuate numerose lesioni, mentre vicino al corpo giacevano una statuetta di ceramica ormai rotto e a 28 centimetri un grosso coltello da cucina. Ecco qui inciso. Almeno l'arma del delitto si sarebbe trovata, anzi le armi. L'autopsia rivelò lesioni da corpo contundente di tipo asfittico, le prime causate da un oggetto esterno, le seconde riconducibili a soffocamento o strangolamento. Sul collo inoltre era presente un'ecchimosi nastriforme, verosimilmente provocata da una cintura di accappatoio, mentre sul gluteo sinistro c'erano segni di puntura. Successivamente vennero effettuate le analisi delle urine, in base alle quali vennero rilevati principi di benzodiazepine e pesticida. Si concluse quindi che la morte di Giuseppe Lo Cicero era avvenuta tra la mezzanotte e le 2 della notte, tra il 14 e 15 aprile 2004, a causa di un arresto cardiocircolatorio seguente alla lesione da corpo contundente. I colpi al capo erano stati quelli decisivi e avevano portato alla morte di Lo Cicero dopo che l'assassino aveva cercato di strangolarlo e ucciderlo con i pesticidi, forse per farla sembrare una morte naturale. Quindi, prima l'omicida aveva iniettato alla vittima una dose massiccia di Valium, somministrato in tre soluzioni, poi gli aveva praticato un'iniezione di una miscela di pesticida e acqua. Successivamente il killer aveva stretto un sacchetto di plastica intorno alla testa della vittima e aveva preso dei cuscini con i quali far pressione sul volto di Lo Cicero. Ma l'uomo era ancora vivo. Insomma, era forte questo signore, soprattutto considerando che aveva la cirrosi epatica a un livello piuttosto avanzato e in teoria doveva essere piuttosto indebolito.
La tesi riferita immediatamente dopo il delitto, però, resse per poco tempo. E perché? Perché Elena Smeraldi quella notte fece diverse telefonate e chiamò il Vaccaro due volte, cioè un amico di famiglia con la moglie che era stato a cena con lei la sera prima. Aveva telefonato per chiedergli se aveva già raggiunto la sua abitazione e poi per chiedergli aiuto perché il marito stava male. Ma quando l'uomo era tornato alla villetta dello Cicero alle 2:45, la donna aveva subito detto di aver ucciso il marito per difendersi dalla minaccia da quello portata con un coltello mentre erano a letto. Gianfilippo Marotta sostenne subito la tesi della donna dicendo di essere stato chiamato anche lui a causa di un malessere di Lo Cicero. I carabinieri però notarono una ferita al dito mignolo della mano di Marotta. Ferita che lui inizialmente attribuì al morso di un cane. Successivamente Gianfilippo ammise di essere stato chiamato dalla Smeraldi alle 23:30 della sera del 14 aprile perché la donna voleva parlargli, dato che il giorno stesso l'uomo era stato allontanato dalla cooperativa perché teneva un atteggiamento lavorativo invadente. Quindi cosa dice la Smeraldi? Questo mi stava appresso, anzi si era persino separato dalla moglie per me, che certamente non glielo avevo chiesto e non lo desideravo. Lo avevo licenziato, però poi dopo la cena con mio marito e con questi amici di famiglia, mi era venuta, insomma, mi era venuta una resipiscenza, un po' di rimorso perché avevo licenziato come un compadre di famiglia, e quindi proprio quella notte volevo parlargli della questione. A quella decisione il Marotta, secondo lei, avrebbe risposto: non uno, ma due funerali ci saranno, che è un po' incongruo se era una discussione di lavoro. Quindi Gianfilippo dichiara di essere arrivato alla villetta alle 23:45 e di essere stato minacciato con un coltello dallo Cicero, che l'aveva sorpreso mentre in cucina dava un bacio sulla fronte della donna, con la quale aveva una relazione da 16 mesi. A quel punto la Smeraldi aveva colpito il marito con la statuetta fino a ucciderlo. Sarebbe stato quindi un omicidio per legittima difesa. Poi però Marotta modificò il racconto, sostenendo di essere stato chiamato da Elena, che gli avrebbe detto di aver litigato col marito perché lui continuava a chiederle di avere rapporti sessuali. E allora avrebbe fatto lui stesso allo Cicero tre iniezioni di Valium e una di insetticida diluito in acqua composto dalla Smeraldi e di aver poi tentato di soffocare la vittima con un sacchetto di plastica e due cuscini sul viso mentre lei teneva ferme le gambe del marito. Non riuscendovi, l'uomo rivelò di aver stretto il collo della vittima prima con le mani, poi con una cintura, poi di essersi fatto passare da Elena la statuina con cui aveva ucciso Giuseppe, colpendola alla nuca diverse volte. Solo dopo l'omicidio i due avevano preso il coltello deponendolo accanto al corpo per far pensare a una colluttazione. Infatti la Cassazione nota che palesemente incongrua appariva la presenza del coltello. Dunque, in aula le versioni dei due, quelle che tendono sia a scaricare se stessi, che a difendere l'altro, perché ci sono stati appunto vari passaggi variati di questa tragicommedia, non vengono credute e si arriva alla versione definitiva. Lei poi in carcere, appunto, riceve la visita di Franca Leosini e darà questa versione in cui lei è assolutamente innocente e tutto si è svolto in un precipizio. In un precipizio che però non viene ben chiarito in realtà. Per l'omicidio di Giuseppe Lo Cicero vennero condannati entrambi, l'uomo con rito abbreviato 15 anni di reclusione nel 2010, la donna non richiese il rito abbreviato e sempre in quell'anno venne giudicata colpevole e con la pena dell'ergastolo per l'omicidio del marito in complicità con il Marotta. Questa è la triste storia. Elena disse al cugino del marito, che chiama subito dopo il massacro perché fece una serie di telefonate, pigghiò cuttendo, io ma via a difendere. E lo racconterà 3 ore più tardi anche ai carabinieri, sostenendo che il marito era affetto da un'encefalopatia susseguente alla cirrosi epatica, quindi dava di matto, le chiedeva cose impossibili e quindi si fa passare per una vittima. E allora qual è il problema qui? Beh,
Il primo problema è la gran massa di stupidaggini che si ascoltano in questi fatti di cronaca. Naturalmente, qui facciamo delle analisi perché dubitiamo di tutte le versioni, sia quelle delle accuse che quelle delle difese. Però non si può fare a meno di rilevare che in effetti ci sono molte fole, molte gabole in questi racconti, tanto che viene da chiedersi, non sarebbe meglio raccontare la verità? Naturalmente dando le proprie ragioni, che possono esistere, perché sicuramente tra due persone a un certo punto le situazioni si deteriorano al punto che una delle due non ce la fa più e le scatta sicuramente un loop, perché solo così si può chiamare un intento criminale. Tuttavia ci sono degli aspetti appunto che incuriosiscono. Per esempio, in molti hanno detto che hanno sostenuto, amici e parenti, che Elena, donna dagli occhi verdi, era stata una moglie sempre accudente e quindi lei usa la stessa argomentazione di Maria Teresa Piva. Era nelle mie mani mio marito, lo curavo io, avrei potuto fargli un'iniezione sbagliata. Un po' come quella che accadde al signore di Via Caravaggio, alla vittima di Via Caravaggio, a Sant'Angelo, che poco tempo prima aveva incidentalmente ucciso la prima moglie con una puntura malfatta e fu accettata questa versione. In effetti, questa argomentazione di Elena Lucicero non è da disdegnare. C'è anche da dire che appunto la sera prima lei, il marito e i coniugi Vaccari avevano cenato e poi se ne vanno portandosi via anche, portando con sé anche il figlio di Elena, Lucicero, e del defunto. È molto, molto sincronico questo allontanamento, come se avessero voluto lasciarla da sola per un qualche motivo suo particolare. E quale sarebbe stato il motivo? Forse lei ha detto devo parlare con questo mio dipendente, è stato molesto, però mi dispiace averlo licenziato. Può essere, però è certo strano che la lasciano proprio libera quella sera. E in fondo poi lei, ma cosa poteva sperare uccidendo il marito in casa? Davvero di passarla liscia? Davvero si diventa così matti? Lui per un amore non corrisposto? E lei per liberarsi di uno stalker? Ci sembra molto strano.